Tutta la gloria va a Dio e a Gesù. Un buongiorno a tutti e una santa domenica nella pace del Signore. Che anche quest'oggi il Signore si possa manifestare in tutti noi con una potenza immensa. Questo mio augurio a tutti voi è perché vi amo con tutto il mio cuore. E oggi la parola del Signore subentra su un singolo versetto e poi, se Dio vuole, procederemo. Ho scritto qui nel display della chat in diretta la parola di oggi in Giovanni 5, versetto 24 in poi. Buona giornata a tutti. Chiunque può prendere una Bibbia, aprire la Bibbia in Giovanni 5, 24 e può leggere, se vuole, anche tutto il capitolo di Giovanni, oppure per i più pigri nel leggere, o per motivi di vista o di stanchezza o di altro, può fermarsi in questo versetto dove dice in Giovanni 5, 24, dice così: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Fermiamoci qui. Poi, se Dio vuole, continueremo in avanti, se il Signore lo ritiene opportuno. Ho il tempo, ho tutto. Conguaglia per il bene nostro e dell'umanità. Vogliamo soffermarci principalmente lodando il Signore con una piccola preghiera di forza, di potenza, sia per me e per tutti voi. Chi è nella possibilità può chiudere gli occhi e pregare insieme a me, chiedendo il caro a Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare, Signore. Ti voglio ringraziare, Signore, per come tu hai punto la nostra vita, come tu ci hai salvato attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo, come tu, Padre, hai donato a tutti noi che abbiamo creduto a te attraverso il tuo figliolo la gioia, l'amore, la potenza, la grazia e la serenità, la pace. Grazie Padre mio. Grazie Padre nostro. Oggi, Signore Padre, ti vogliamo chiedere nuove unzioni. Che non sia io a parlare, ma tu. Tu, Padre, parla per me. Grazie, Padre. Ti lodo e ti ringrazio con tutto il mio cuore. Santo sei, Signore. Alleluia. Santo, 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 Padre. È per questo che noi ti amiamo, Padre. Benedici ancora tutto il tuo popolo. Benedici ancora la vedova,
gli anziani, i senza tetto, i bambini, gli orfani, i carcerati, gli ammalati. Benedici tutti quelli infermi che sono negli ospedali, nelle cliniche, sia private che ufficiali, e in tutto il mondo, nelle case. Ovunque c'è un ammalato, Signore, stendi la tua mano potente, copri e copri tutti quanti. Ti ringrazio, Padre, per questa benedizione che tu ci stai donando in tutto l'universo. Ora, buon Padre Celeste, dato che siamo qui alla tua presenza, Signore, perché in questo momento tutto il mondo sta ascoltando ciò che tu ci hai donato e ci darai. E sono partecipi nell'ascoltare, nel vedere e nel percepire la tua presenza tangibile ora in questo momento di benessere, sia fisico che fisico. Grazie, Padre. Oh, buon Padre, in questo momento ti vogliamo chiedere nuove benedizioni in tutto il mondo, che la pace, la gioia, la tranquillità prenda possesso in tutto il mondo e che i popoli che sono in guerriglia possano trovare un'intesa di pace. Oh, buon Padre Celeste, ancora oggi ti vogliamo chiedere ancora una grazia, Signore. Fai che ci sia un'abbondanza, Signore, in tutto l'universo, Signore. Che tutti i popoli possano avere un lavoro, ogni persona disponibile e non essere ricattato dai principali, dalle ditte, da chi ha la presenza di essere un datore di lavoro. Ti vogliamo chiedere questo, Signore, questo miracolo, che l'abbondanza possa venire nel nostro mondo attuale. Ma questo, Padre, che ti stiamo chiedendo non sia un obbligo da parte tua, ma sia fatta la tua volontà, Padre, e non la nostra. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo giorno e notte per questo che tu hai fatto e che farai. Signore, grazie ancora per la presenza del tuo figliolo Gesù Cristo, che stamattina siamo qui alla tua presenza. E questo versetto, Padre, che ho dedicato oggi in Giovanni 5, 24, è la prova tangibile che chi crede a te ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Grazie, Padre, che noi che abbiamo creduto non subiremo un tribunale alla nostra partenza dopo la morte, ma avremo un passaggio dalla morte alla vita eterna, accanto a te, alla tua presenza tangibile, ancora più migliore di quella che in questo momento sono qui insieme ai miei cari fratelli e sorelle alla tua presenza. Signore, grazie. Grazie. Alleluia. Gloria a te, Papa. Lo sapevo.
Lo sapevo, padre mio. Tu avresti risposto. Figli miei, figli miei, ancora una volta vi ripeto, fate la mia volontà attraverso il mio figliolo prediletto e io vi darò tutto quello che avete chiesto, tutto. Non tralascerò nulla. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie, papà. Santo sei, Signore. Grazie per questa pace, questa gioia, Signore, questa consapevolezza che oggi tu ci hai donato, che possa veramente risplendere la luce in tutti quanti. Grazie. Grazie, Padre. Nel nome del tuo figliolo, Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Mie care, nella grazia non è neanche necessario proseguire. Dobbiamo proseguire, perché Dio in questo momento vuole anime pure, anime che si convertono al suo figliolo, anime che possono presentare quella gioia e quell'amore che lui desidera. Tutto quello che lui richiede da ogni anima vivente chiede soltanto di fare la sua volontà. E chi non l'ha percepito la sua volontà e non sa come seguirlo, prenda una Bibbia, la legga e saprà la volontà di Dio, ciò che lui desidera di ogni anima vivente. E ripetendo questo versetto in Giovanni 5:24, dove dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Noi crediamo a questo? Se noi crediamo a ciò che abbiamo letto o stiamo ascoltando in questo video,
noi abbiamo fatto la sua volontà. Perciò chiunque possa prendere atto da questo momento in poi di fare la sua volontà seguendo principalmente la sua parola, il suo figliolo e ciò che richiede la parola di Dio nella Bibbia. Certamente a volte qualcuno dice, ma ci è impossibile seguire completamente la sua parola. Dio non mette vincoli, Dio non mette punti e virgole in tutto. Lui vuole un cuore tenero, un cuore che batte per lui, e poi il resto, dove arrivi? Metti un punto, lui questo vuole, un cuore tenero, un cuore, non cuore di pietra, non cuore di marmo, non cuore di ferro, non cuore stabile che non può penetrare quella fede, quella gioia, quell'amore che Dio vuole per ognuno di noi. Lui vuole un cuore tenero, un cuore fragile, un cuore puro. E chi non ha un cuore così, chiedi in preghiera di cambiare il tuo cuore. Che ti dia un cuore mansueto, un cuore puro, un cuore semplice, perché avendo un cuore semplice, un cuore puro, sarai trasformato. Perché ciò che tu sentirai penetrerà nel tuo cuore e verrà innestato. Sapete cosa sono gli innesti? Gli innesti sono quelle cose che si inseriscono in qualsiasi oggetto, in qualsiasi pianta, in qualsiasi mobile, in qualsiasi cosa appartenente in questo mondo. Se tu lasci il tuo cuore intenerirsi, ogni cosa si innesterà in te, se tu lo permetterai. Un fin di bene per te, per la tua casa, per la tua famiglia e per tutto il mondo. Perché tu stesso o tu stessa oggi, quando permetterai questo, sarai una sorgente di acqua viva per gli altri, dove tutti si abbevereranno e si dissetteranno giorno e notte. Sarai quel punto fermo della tua casa, quel punto fermo che darà ciò che desiderano i tuoi. Oggi, in questo momento, a volte qualcuno non ha tempo di vedere o di ascoltare, ma questo video, ringraziando il Signore, lo potrà vedere o sentire o ascoltare anche in secondo tempo. Tutto è essere disponibile quando vi è possibile. Perché non ci sono vincoli per nessuno. Oggi addirittura sto facendo doppio video mentre sto registrando in diretta, sto registrando in display, tutto il display, due video dentro. Perché non vorrei che succedesse come l'altra volta, che il nemico si mettesse in mezzo e potrebbe bloccarmi il profilo, come è successo ultimamente, pensando che sia uno spam. E la registrazione secondaria andrà nel mio sito centrale e in tutto il mondo.
Nessuno me lo potrà bloccare. Perché è benedetto da Dio. Ed è mia proprietà. Perciò non allontaniamoci più. Perché noi siamo luce. Luce di Dio. Per tutte le nazioni. Vedete, quando una persona segue la luce, viene riflessa e risplende anch'essa nella luce. E ogni cosa opera per il bene di lui e di tutta l'umanità. Ora, proseguendo su questo cammino, se oggi tu piegherai le ginocchia davanti a Dio attraverso Gesù e ti metterai in sua predisposizione, avrai non solo la pace, la gioia, la felicità, avrai la vita eterna tua e tante te. Un giorno, quando tu darai testimonianza della luce e della verità di Dio, anche i tuoi comprenderanno la realtà che è in te e seguiranno i tuoi passi. Ma questo è importante, che tu fai i primi passi di questa luce che il Signore vuole donare. A volte, prendendo il passo di Mosè, vediamo come Mosè fu alla sua presenza e risplendette di luce che si dovette addirittura coprire il viso, perché quella luce risplendeva così forte nella sua presenza che si dovette mettere un velo perché gli altri non lo vedessero, avevano paura di guardarlo nel viso e si dovette coprire. Ora immaginate quanto è potente quella luce di Dio che risplende in noi. A volte noi magari siamo inconsapevole, ma se noi facciamo la sua volontà, risplendiamo di luce in tutto il mondo intero. Io ringrazio il Signore per questi momenti di pace, di tranquillità che posso esprimermi nel mio piccolo e non inorgoglirmi di quello che potrei fare, ma essere sempre sottomesso alla volontà di Dio in Cristo Gesù. Oggi, miei cari, nella grazia, vogliamo dire grazie, Signore, che posso appartenere a te in questa vita cristiana. E continuando ancora nel versetto di Giovanni 5, 25, dice: in verità vi dico, l'ora viene, anzi, è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Cosa dice la parola del Signore? Chiunque udranno la voce vivrà a vita eterna. È venuta l'ora, ma
questa Bibbia è stata scritta 2017 anni fa. Allora l'ora era venuta già. Mie care nella grazia, alla venuta di Gesù Cristo, l'ora è venuta. Non attendiamo altra ora, non attendiamo altri momenti, altre estasi. Prendiamola. Quest'ora venuta è arrivata. Che chi crede vivrà in eterno. Anche che siamo qui, in questo mondo, che viviamo accanto ai nostri simili, noi siamo luce, luce splendente per il popolo di Dio. E nel versetto 26 di Giovanni 5 dice: perché come il Padre ha vita in sé stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in sé stesso. Mi capite? Ora, ciò che il Padre dà al Figlio ha dato vita. E il Figlio ci dice: chi segue me ha vita eterna. Perciò anche noi abbiamo una vita eterna. Adesso, anche che siamo qui in questo mondo, noi siamo a vita eterna. Certamente mi direte: ma anche noi viviamo i nostri acciacchi, anche noi viviamo i nostri momenti di debolezza, anche noi ci ammaliamo, anche noi siamo pieni di artrosi, pieni di dolori. Questo fa parte del nostro essere, del nostro bagaglio che viviamo in questo mondo. Questo bagaglio è obbligatorio che noi lo abbiamo, e questo è come quello che parlava un grande apostolo, Paolo. Una spina aveva. Aveva una spina nel corpo e chiede a Dio di togliergliela, di togliergli quella spina. E Dio disse a Paolo: la mia grazia ti basta. La mia grazia ti basta. E Dio dice a noi: la mia grazia vi basta. E questi acciacchi, questi dolori, queste difficoltà, queste malattie sono per tenerci calmi, per non inorgoglirci, per non darci possibilità di deviare né a destra e né a sinistra e di seguire la retta via che ci conduce alla vita eterna. Quella strada bassa, stretta, angustia che ci porta verso Gesù. E mie care nella grazia, anche questo è un resoconto della vita che Dio ci mette davanti. Perciò non ci angustiamo quando la mattina a volte ci viene un dolore alla cervicale. Non allarmiamoci e non parliamo male di nessuno. Queste cose devono avverarsi in noi. Questo è per tenerci calmi, per capire che siamo ancora nel tragitto dell'umanità. Siamo nella strada che ci porta verso quella divina
e siamo costretti a subire ogni acciacco. Anche quello, a volte che il nemico ci mette davanti, a volte anche il nemico ci mette davanti, come dire, il bastone tra le ruote, e se non può su di noi, si serve di gente che vive vicino a noi, familiari, amici, parenti, datori di lavoro, sul nostro lavoro, sul nostro cammino. Magari vediamo qualcosa che desideriamo di un modo o nell'altro, e invece il nemico ci fa riflessi condizionati per farci vedere altre cose che potrebbero distogliere la nostra vista in questo mondo. Ma oggi Dio, attraverso la sua parola, attraverso il suo figliolo, ci dice: andate avanti, predicate la mia parola in tutto il mondo, e che tutti e tutte le nazioni vengano a me. Perché Dio dice: quando tutti avranno dato il cuore al mio figliolo, tutti completamente, sarà la fine delle pene di tutti. Il Signore sta aspettando che tutti si convertano a Lui, per non far perire nessuno. Vedete quanto ci ama? Vedete che amore amorevole che Dio ha per ognuno di noi? Non vuole perdere nessuno. Nessuno. Solo il figlio della perdizione, che si è ribellato a Lui. Questo concetto lo dobbiamo avere presente quest'oggi nella nostra mente, che sono il figlio della perdizione. Si è perduto e si perderà per sempre, perché si è ribellato a Dio. Ora, miei cari nella grazia, non mi vorrei prolungare tanto, perché voglio lasciare più libertà anche a voi. Sicuramente avete anche voi il vostro da fare, e non mi voglio prolungare molto. Vi do una piccola preghiera, che possa la mano di Dio aver cura di voi e di noi. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita. Grazie a tu, Padre, come tu ci hai fatto parlare ancora oggi, come tu ci hai fatto dire ciò che tu desideravi. Ti ringraziamo, Padre. Ti vogliamo lodare e ringraziare ogni attimo della nostra vita. Stendi ancora la tua mano potente su di noi, coprici con la tua mano e donaci ancora ciò che a tuo piacimento vuoi. Noi abbiamo messo la nostra vita su di te, e non osiamo dire: donaci questo, donaci quello, donaci quell'altro, perché sappiamo che tu ci ami e sicuramente ci darai tutto quello che ci serve per andare avanti nel tuo cammino, nella tua parola e in tutto. Ancora, Padre, fortificami anche a me di fare ancora cose più migliori di queste. Ancora fortificami nella tua parola, che possa insegnarmela a memoria tutta quanta. A memoria, come un computer, Signore. Lo so che a te nulla è impossibile. A noi sì, perché tramite la grandezza che abbiamo, l'età,
La nostra mente è attenebrata, ma ottenere nulla è impossibile. Padre, fai che io possa avere questo miracolo da te. Diventare come un computer. La mia mente insegnarsi la parola tua a memoria, punto e verbo, versetto per versetto, parola per parola, virgola per virgola. Grazie Padre. Questo miracolo ti chiedo. Nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Mie care nella grazia, vi abbraccio come faccio sempre, a uno, e un grande bacio da parte del fratello Angelo Piccone. A tutti. Vi metto il mio sito. Questo è il mio sito, lo potete vedere nel filmato in display. Ecco. Adesso lo chiudo perché sennò parte l'audio. Ecco. Lo incollo nella chat, chiunque può digitarlo. Chiunque può digitarlo questo sito e guardarlo, sicuramente chi per la prima volta lo vede, ci sono altri migliaia di siti nell'interno che vi guideranno in tutto ciò che il Signore mi ha fatto fare dal 94 fino a oggi. Bene. Vi abbraccio e vi saluto, come sempre, a Dio volendo, a più tardi. Vi auguro anticipatamente una buona giornata e un buon appetito e buon pranzo a tutti quanti. A Dio volendo, a più tardi. Amen. Sto chiudendo la diretta.